La forma e non nella sostanza. Lei in pratica, quando c'è stato il suo primo discorso da presidente del Consiglio regionale, ha detto, ha fatto una grande apertura alle province, ha detto noi dobbiamo avere una grande capacità di ascolto nei confronti dei territori delle province, addirittura ha auspicato la possibilità di riunire un consiglio regionale in ognuno dei consigli provinciali a rotazione. Ma allora questo strapotere di Roma, di cui le province si lamentano, in effetti esiste? Ma esiste nella misura in cui le province non riescono in qualche modo a elaborare progetti qualificati per il territorio, nella misura in cui i rappresentanti in seno al Consiglio regionale non si interessano molto del proprio territorio, perché poi non dimentichiamo, la provincia di Frosinone ha 6, 7, 5, 4 consiglieri regionali a seconda delle elezioni, oggi ne abbiamo 7, quindi abbiamo una truppa molto qualificata all'interno del Consiglio regionale e questi consiglieri regionali hanno il dovere di far sentire il proprio peso. Non dobbiamo nasconderci dietro alle proteste strumentali, noi dobbiamo essere onesti, perché già da consigliere regionale si può svolgere bene il proprio ruolo a difesa del territorio. Spesso invece dopo le elezioni i consiglieri regionali si addormentano, dimenticano il territorio e poi scaricano su altri responsabilità che sono proprie. Quindi questo non può essere tollerato, anche perché loro avranno di fronte un presidente del Consiglio regionale, ma soprattutto un consigliere regionale come Maria Abruzzese, che lavorerà molto per il territorio e saranno costretti a rincorrermi. Io ho un dubbio su quello che lei ha appena detto. Intanto, lei negli ultimi anni è stato anche presidente del COSILAM, il primo consorzio industriale per il sud della provincia di Frosinone. Per anni c'era stato un unico consorzio che non ha funzionato, non per nostra opinione, ma perché spesso era commissariato, perché comunque c'era stato il periodo della crisi industriale in questo territorio. A un certo punto la svolta, due consorzi industriali, uno per il nord, uno per il sud, di fatto hanno camminato a due velocità diverse. Le diamo atto che quello presieduto da lei ha camminato molto. Intanto lei resta ancora presidente del COSILAM telegraficamente o si dimetterà? Si dimetterà. Mi dimetterò, perché è giusto fare e svolgere un solo ruolo. Quando si dimetterà? Entro la fine dell'anno? Penso no, entro la fine del mese. Entro la fine del mese. Dicevamo, proprio per contestare o comunque per chiederle un chiarimento su quello che ha appena detto, ma da presidente del COSILAM bisogna riconoscere che ha beneficiato di tutta una serie di politiche in favore dello sviluppo di questo territorio. Secondo lei, se invece di esserci un assessore regionale alle attività produttive, allo sviluppo industriale che era di questo territorio, ci fossero stati 7 consiglieri regionali, quindi la stessa situazione che abbiamo oggi, il COSILAM da lei presieduto avrebbe potuto avere quel grande livello di sviluppo che ha avuto negli ultimi anni? Guardi, le rispondo immediatamente con una riflessione anche un po' articolata. È chiaro che la presenza di un assessore in seno al governo regionale è un momento importante e qualificante, però questo non significa che non avere un assessore il territorio può soffrire di carenze di finanziamenti, e le spiego subito. La Regione approva i finanziamenti in base a dei progetti strategici che il territorio consegna alla Regione Lazio. Se dal territorio non arrivano progetti strategici, difficilmente la Regione può erogare finanziamenti a favore di enti. Quindi spesso nella provincia di Frosinone siamo abituati un po' a fare gli arruffoni della situazione, a non presentare progetti tecnicamente validi, spesso presentiamo proposte progettuali obsolete che non trovano nessun riscontro in termini di finanziamento. E allora noi dobbiamo, da un lato, migliorare la nostra professionalità nel presentare, nel studiare i nostri progetti, dall'altro abbiamo bisogno di un qualcuno che a Roma si interessi di seguirli.
Il problema vero è seguire i progetti e non limitarsi a consegnare un progetto attraverso una semplice richiesta e poi lasciarli nel dimenticatoio. Io sono convinto che i 7 consiglieri regionali lavoreranno bene per questa provincia, perché ci siamo già visti anche con i consiglieri di opposizione, perché quando io dico che la campagna elettorale è finita significa che le elezioni sono terminate e quindi abbiamo tutti il dovere di fare squadra per l'interesse comune. Quindi dobbiamo elaborare un progetto strategico per questa provincia per ridare quella speranza vera che tutti i cittadini della provincia attendono. Per quanto riguarda invece nel portare i soldi in questa provincia, che poi è la Giunta che decide, l'assegnazione dei fondi, dobbiamo essere bravi noi a lavorare e a pungolare i nostri assessori di riferimento per tenere in considerazione i nostri progetti. Quindi questo sono convinto che accadrà, anche perché c'è un Presidente del Consiglio regionale che ha il suo peso specifico all'interno del Consiglio regionale e soprattutto ha una pressione politica molto forte che può esercitare nei confronti degli assessori presenti nella Giunta Polverini. Quindi questo ho intenzione di farlo, tant'è che ho intenzione di aprire anche un momento di confronto con le amministrazioni locali, ho intenzione di aprire un momento di confronto con gli imprenditori, ma l'ho fatto già l'altro ieri con gli imprenditori del distretto del Marmo e quindi anche a loro ho già risolto un problema molto serio per quanto riguarda la prosecuzione delle proprie attività estrattive, con una modifica di una legge, che è la legge 17, che addirittura prevedeva la chiusura delle cave, quindi con una grave perdita economica ed occupazionale sul nostro territorio. Invece quindi adesso cosa succede? Adesso presenteremo un emendamento alla finanziaria che approveremo entro il 31 luglio per sbloccare questo divieto e quindi saremo felicissimi per aver fatto già la prima azione di attenzione nei confronti degli imprenditori, dell'economia e dei lavoratori. Quindi io penso che con il ruolo che abbiamo possiamo svolgere bene il nostro mestiere, però il mestiere deve essere esercitato. Lei dice la campagna elettorale è finita. Posso domandarle quali sono a questo punto i rapporti con Antonello Iannarilli, che di fatto è stato sul fronte avversario al suo in questa campagna elettorale? I rapporti sono buoni, quindi non c'è nessun tipo di contrasto. Da quanto tempo non vi sentite? Stamattina. Cosa vi siete detti? Ci siamo sentiti stamattina per incontrarci domani, per parlare di pianificazione, di progetti, di interessi che ha la provincia nei confronti della Regione Lazio. Quindi io metterò a disposizione le mie strutture a servizio e dell'amministrazione provinciale e dei 91 sindaci della nostra provincia di Frosinone. Nessuno escluso, neanche quelli di centrosinistra, tanto per essere molto chiaro. Secondo lei questo risultato che hanno portato le elezioni regionali dovrà in qualche modo riflettersi sull'assetto della giunta provinciale, cioè dovranno cambiare degli assessori in provincia? Ma più che dovranno cambiare gli assessori, va riequilibrato un po' il peso, come d'altronde accade ogni competizione elettorale. Questo non significa né azzerare la giunta né mortificare nessuno. Vanno riequilibrati un po' di poteri e questo lo decideremo nei prossimi giorni, ma con grande serenità, senza destare nessun tipo di preoccupazione per nessuno, anche perché, non dimentichiamolo, il presidente è sempre Antonello Iannarilli. Quindi un rimpastino? Ma vediamo, ne parliamo in questi giorni per trovare una soluzione.